Salve a tutti ragazzi, oggi abbiamo lo Xiaomi Redmi 3 terminale che ha fatto davvero tanto clamore su internet, sui vari social. Perché? Perché è un terminale che Xiaomi ha presentato a ben 99 euro, cambio chiaramente moneta cinese, moneta europea. Io vi ho subito detto ragazzi, non costerà 99 euro, scordatevelo, costerà leggermente di più, ma questo è davvero un terminale molto interessante. Noi nei nostri video unboxing un po' particolari che stiamo costruendo su YouTube andiamo un po' a discuterne le primissime impressioni di questo smartphone, quindi facciamo subito partire la nostra sigla. Bene sì ragazzi, un terminale che non... diciamo che, allora, nella confezione non c'è niente di che, almeno in proprio il minimo sindacale, ma il prezzo è anche competitivissimo, quindi insomma qualcosa dobbiamo rinunciare, ecco, mettiamola subito così. Allora, un terminale molto piccolo, il display è un display in HD, quindi non abbiamo un full HD, però è un pannello molto valido, molto buono, lo si vede anche, spero, in questo primo video di impressioni su questo smartphone, un pannello che secondo me non vi farà assolutamente dire peccato non avere un full HD. In nessun reparto proprio si possono vedere i pixel, anzi è davvero un pannello secondo me meraviglioso questo montato sul Redmi 3, secondo me anche migliore rispetto al Redmi Note 3, però insomma li vedremo anche un affiancato all'altro. Allora, uno smartphone che ha un qualcosa di diverso rispetto agli altri, la tramatura nella parte posteriore è una tramatura a rombi che va a finire sulle due parte in plastica per salvaguardare le nostre antenne. Abbiamo una cassa che è posta nella parte retro dello smartphone con un piccolo rialzino per quando andiamo ad appoggiare il dispositivo su una superficie assorbente quale potrebbe essere un tavolo, e non farlo, insomma non far ovattare il suono, anche se vi dico subito che il suono come sempre viene ovattato. Abbiamo due microfoni, uno per la soppressione del rumore e dei frusci ambientali, uno che è posto nella parte inferiore del primo microfono. Nella parte superiore addirittura abbiamo un sensore raggi infrarossi, quindi potremo comandare la nostra TV mediante applicazioni apposite che si trova nel Play Store e quindi andare proprio a comandare la nostra televisione con il Redmi 3. Allora ragazzi, questo è un terminale che vi arriva per esempio dal grosso shop.net, che è lo store che sapete io collaboro con loro, e quindi mi mandano tutti i dispositivi in prova. Allora, vi dico subito una cosa, è un terminale che al pronti via non è pronto. Non è pronto perché è all'interno proprio di grossoshop.net, all'interno blog.grossoshop.net, con gli altri ragazzi ci stiamo un po' lavorando e creeremo questa ROM, o meglio ci cercherà di creare un aggiornamento con la traduzione nella lingua italiana, insomma poi arriveranno tutte le varie guide. Perché? Perché allora io intanto ho dovuto installare il Play Store tramite Google Installer, è un pacchetto molto basilare, una volta aperto si installa per esempio l'applicazione di Gmail, in automatico verrà inserito il Play Store, verrà inserito il Google Play Service e ci verrà permesso insomma di utilizzare proprio il Play Store stesso. Non è una cosa banale perché ormai sono abituato, però posso capire che magari qualcuno che compra questo dispositivo, perché attratto anche dal prezzo, dal fattore di avere la batteria da 4000 mAh, potrebbe dire sì, ma io non so neanche installare il Play Store. Mi verrebbe un po' da dire, ma aspetta, perché compri dispositivi che magari potrebbero, ecco, non fare al caso tuo perché non sei uno smanettone, e quindi cercheremo insomma di venire incontro anche al cliente e quindi di costruire una ROM adatta per questo dispositivo, o almeno un aggiornamento. Con More Locale 2 Pro si può tranquillamente andare a tradurre almeno le app, quindi quando apriremo Telegram, ora io ce l'ho in inglese, però insomma all'apertura di Telegram l'applicazione sarà tradotta in lingua italiana, però insomma non è questo secondo me la filosofia principale. La filosofia principale dovrebbe essere avere comunque la possibilità di usufruire della lingua italiana e almeno il Play Store, e ci arriveremo, questo ve lo prometto. Prima impressione ragazzi, secondo me positive, scivola un pochino troppo questo smartphone, vi servirà una coverina, design che ci può stare, secondo me è molto più bella la colorazione nera, però
veramente a me è arrivata questa bianca. C'è anche la colorazione gold, come potete notare anche nella box di vendita, nella confezione, confezione che non vi riserva più di tanto. Adesso ve la faccio anche vedere proprio qua in diretta. Vi ripeto, sono riuscito ad aprirla, c'è proprio il minimo indispensabile come un caricabatterie da parete, non in formato europeo, ma tanto grosso shop vi metterà l'adattatore non ora qui per farvi vedere, non ce l'ho, e poi classico cavo USB, micro USB. Insomma ragazzi, box dei commenti per iniziare a fare le domande, per costruire una video recensione di questo prodotto. Per farvi un esempio di dimensioni, questo è il Nexus 6P, almeno spero riuscite anche a rendervi leggermente conto dei due smartphone, delle due, proprio di questi due telefoni, ovviamente molto più portatile quello di Xiaomi, e nasce appunto per andare un pochino a contrastare il Meizu M2 Note, no, madonna, c'è un lapsus incredibile. Vabbè, ragazzi, sto invecchiando, quasi 30 anni, all'alba dei 30 anni si inizia a invecchiare. Chiaramente, insomma, si va a l'M2 Mini. Maremma, quando mi prendono questi lapsus veramente freudiani, non neanche la tastiera. Meizu M2 Mini, se poi non è M2 Mini mi tirerò un Xiaomi in testa. Insomma ragazzi, ci sentiamo nei prossimi video. Guerz86 vi saluta e ci sentiamo prossimamente. Ciao a tutti ragazzi.